Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di cuore per avermi invitato all'occasione di oggi che per me è non solo un'occasione di collaborazione ma un'occasione insomma che assume anche una veste valoriale importante, no? Perché sono temi che appassionano. I temi della legalità, legalità ed appalti pubblici. Un po' di tempo fa ho pubblicato all'interno di Innovatori e in particolare nella sezione dedicata all'integrità, un breve articolo che parlava della formula della corruzione, perché sul tema della legalità si sono pronunciati molti autori anche con un profilo non prettamente giuridico, cioè quello che mi interessava di più e che mi ha entusiasmato di più è stata l'analisi dell'aspetto dinamico dell'illegalità, delle forme di illegalità all'interno degli appalti pubblici. E questo perché essenzialmente adesso parlo un po' più forte, vedo che l'audio è basso, cerco di strillacciare il più possibile. Questo perché siamo abituati all'interno del nostro paese a fare moltissime norme che essenzialmente sono finalizzate ad avere un approccio formale nei confronti dei fenomeni mafiosi e nei fenomeni anticorruttivi e in realtà siamo spesso poco attenti agli aspetti dinamici della corruzione. E quindi il mio intervento è essenzialmente caratterizzato su questo. La prima slide è in realtà una domanda. Problema dell'illegalità degli appalti pubblici, tutto risolto dopo Tangentopoli? Noi abbiamo avuto un fenomeno essenzialmente forte di contrasto all'illegalità e abbiamo avuto questo fenomeno nel corso degli anni 90 e si è realizzata una sorta di acme, no? Di contrasto e questo potrebbe farci pensare che gran parte di quei problemi sono stati risolti anche attraverso la legislazione emergenziale che è stata adottata negli anni 90. Ma se noi andiamo poi ad analizzare la legislazione emersa nel corso del tempo, ci rendiamo conto che in realtà il fenomeno dell'illegalità non è stato sostanzialmente risolto. E forse le molte norme che vengono costantemente adottate nel corso del tempo, ci stanno proprio a testimoniare la difficoltà io vedo molti colleghi in chat che dicono di avere problemi con il microfono. Allora adesso provo un attimo, chiedo scusa. Provo un attimo a vedere se è possibile alzare un attimo. Ovviamente non ce la può fare. Ok. Così mi sentite meglio? Spero di sì. Io provo a parlare comunque un pochino più forte. Meglio. Ok. Ottimo, molto bene. Formula della corruzione. Che cos'è la formula della corruzione? Innanzitutto devo dire che questa formula non è ovviamente stata creata da me, ma ha una fonte in un autore che è Klitgaard, che l'ha formulata nel 1988 ed è stata introdotta all'interno del nostro panorama universitario da un professore dell'Università di Pisa, che è il professor Alberto Vannucci. Quindi io sto utilizzando quella che non è una farina del mio sacco, però mi sembrava un approccio estremamente utile. E cos'è la formula della corruzione? È una formula che sta ad identificare come il livello di corruzione è tanto più elevato quanto maggiore è il potere monopolistico esercitato dagli agenti pubblici. E questo è vero, perché tanto più potere ha un soggetto pubblico e
evidentemente noi funzionari pubblici operiamo in un ambito prettamente monopolistico, tanto più forte è il nostro potere di controllo del procedimento per l'affidamento dell'appalto. Quindi, tanto più alto è il potere monopolistico, i poteri assegnati ai funzionari pubblici, tanto più alto è teoricamente il potere corruttivo. Un ulteriore fattore che incrementa il potere corruttivo è quello della discrezionalità, e su questo anche l'Unione Europea ha essenzialmente bacchettato l'Italia, laddove ha ravvisato l'esistenza nel nostro ordinamento giuridico di istituti che lasciavano un amplissimo potere discrezionale alle stazioni appaltanti, in particolare alle commissioni giudicatrici che attribuiscono i punteggi alle offerte in sede d'appalto, nel corso della gara. Quindi tanto più è elevata la discrezionalità sciolta dalle regole di gara, tanto più è tendenzialmente elevato il rischio di corruzione. Però ci sono anche dei fattori deterrenti della corruzione. Il primo fattore deterrente è sicuramente dato dalla circolazione delle informazioni, la trasparenza totale. Noi sappiamo che il nostro legislatore, a partire, diciamo, nell'ultimo biennio in modo particolare, ha ritenuto di utilizzare la leva della trasparenza totale come strumento di contrasto alla corruzione. Quindi tanto più le informazioni circolano, tanto minore sarà la corruzione. E c'è anche un altro fattore che costituisce una forza antagonista rispetto alla corruzione. Questo fattore è dato da questa R, dalla responsabilizzazione, ovvero sia da quelle pressioni che sui funzionari pubblici vengono esercitate da meccanismi di controllo formale, ad esempio esistenza di sanzioni penali e giudici che applicano quelle sanzioni penali, ma anche barriere morali o barriere che derivano dalla pressione sociale. Il professor Vannucci, nel corso di pubblicazioni successive, ha cambiato questa R finale, l'ha cambiata accountability, cioè, ovvero sia grado di rendicontabilità dell'agire pubblico. Ma la sintesi di questo concetto è quella per cui la corruzione è minore, decresce, se sono forti i meccanismi formali di contrasto alla corruzione, sanzioni anche penali e meccanismi di controllo da parte del giudice penale, ma anche barriere morali e anche pressione sociale, il tema della cultura, della legalità, che è uno strumento formidabile al fine di contrastare i fenomeni corruttivi. Quindi la corruzione è tanto più forte quanto sono forti i poteri monopolistici dei funzionari pubblici, tanto più elevata è la discrezionalità che i funzionari possono esercitare. È tanto più bassa quanto più circolano le informazioni e tanto più è forte la responsabilizzazione degli agenti pubblici. In questa prospettiva è più forte la possibilità di corruzione se gli agenti pubblici operano con elevati criteri discrezionali e vi sono scarsi controlli in un contesto in cui le informazioni circolano poco. Un altro tema che abbiamo cercato di accennare e che focalizziamo meglio adesso è quello per cui all'interno del nostro paese, in realtà nella storia del nostro paese, abbiamo sempre pensato che il diritto sia la chiave di lettura della realtà. Il diritto è uno strumento formidabile, è uno strumento formidabile perché è uno strumento di tutela e di garanzia. Il diritto non deve diventare però l'unica dinamica. Io ho una formazione giuridica, lo premetto perché altrimenti sembro
una denigratrice del diritto. In realtà questa è la mia formazione, però proprio perché ho questa formazione giuridica mi rendo conto dei pro e dei contro di questo strumento. Dice il professor Vannucci, che ancora mi piace citare, già da Publio Cornelio Tacito all'interno degli Annales si notava come corruptissima repubblica plurime legis. In uno Stato corrotto le leggi sono innumerevoli. E questo è un po' il nostro limite. All'interno del nostro ordinamento giuridico assistiamo quotidianamente all'emanazione di nuove norme, tutte animate dalla volontà di, meritevole la volontà di contrastare l'illegalità comune o mafiosa, ma si tratta di una serie di interventi che vanno probabilmente ad accavallarsi gli uni sugli altri e che andrebbero invece meglio coordinati ed armonizzati. Nell'intervento di oggi cominciamo ad esaminare alcuni strumenti. Abbiamo 45 minuti di tempo, non riusciamo ad esaminarli tutti. Vediamo però alcuni strumenti normativi interessanti, vediamo i pro e i contro, tenendo conto che in generale l'obiettivo dovrebbe essere sempre quello di implementare le norme, cioè dare continuità ed effettività alle norme giuridiche, renderle attuative, renderle operative, più ancora che emanarne di norme, dare le gambe agli strumenti giuridici che possono funzionare. E allora andiamo a vedere quali possono essere alcuni strumenti giuridici che potrebbero dare effettivamente buoni risultati. In primo luogo, il contrasto alla corruzione prima della gara, i bandi fotografia. All'interno della legge 136 del 2010 è stato introdotto un nuovo articolo del codice penale, che è l'articolo 353 bis, che sostanzialmente è finalizzato a contrastare la corruzione o i fenomeni di illegalità non durante lo svolgimento della gara, ma prima dell'indizione, nel momento in cui la gara viene scritta, ideata, disegnata, nel momento in cui viene scritto il capitolato prestazionale, nel momento in cui vengono individuati i requisiti per poter accedere alla gara. Esempio, può partecipare alla mia gara solamente il soggetto che ha svolto servizi analoghi a quelli che sto appaltando, per un importo pari a tot euro. Vi rendete conto che già questo è un primo limite, è una prima barriera di accesso alla gara. Non è negativa in sé, diventa negativa quando i requisiti di accesso identificano essenzialmente un particolare soggetto, uno specifico soggetto. Può anche accadere, ad esempio, in materia di concorsi pubblici, questo delle clausole escludenti è un fenomeno che si ravvisa non solo nell'ambito delle procedure di gara, ma anche nell'ambito dei concorsi. Basti pensare a quei concorsi pubblici in cui per diventare dirigente devi essere già stato dirigente. Ecco, queste sono le clausole escludenti, ovvero sia quelle barriere di accesso alla gara e o al concorso che impediscono una reale concorrenza. E perché la impediscono? Perché stanno a disegnare, ad identificare un particolare concorrente pubblico già
già essenzialmente pensato, ideato e individuato dalla stazione appaltante. Un altro strumento tipico, un altro meccanismo tipico che caratterizza le clausole escludenti e quindi i bandi fotografia è quello dell'individuazione di un criterio di indicazione mirato. Esempio, bandi d'appalto possono essere affidati in base al solo prezzo oppure in base a una relazione prezzo-qualità. La scelta tra questi due parametri spetta alla stazione appaltante. Ma anche la scelta non è neutra, perché se la stazione appaltante vuole premiare la qualità, il contratto dovrà avere oggettivamente dei requisiti valutabili in termini di qualità. Esempio, se io voglio affidare un appalto per la mera stampa di manifesti pubblicitari, che senso ha utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? Che senso ha premiare la qualità a fronte di un'attività assolutamente meccanica? Vedete che i meccanismi, tra virgolette, corruttivi, che espongono l'amministrazione e quel bando a rischio di corruzione, possono dunque già annidarsi all'interno di quella che è ideazione, la strutturazione iniziale dell'appalto, perché esistono metodi per poter individuare chi sarà il soggetto aggiudicatario. E questo sia sbarrando l'accesso e consentendo l'accesso solo a quell'aggiudicatario, sia consentendo l'accesso a tutti, ma già presagendo che si premierà l'offerta di un particolare soggetto. Altro problema è che le clausole escludenti sono un istituto, un fenomeno per meglio dire, conosciuto dalla nostra giurisprudenza amministrativa, ben noto dalla nostra giurisprudenza amministrativa, un po' meno da parte della giurisprudenza penale, perché non sono moltissimi i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 353 bis del codice penale. Un limite nella possibilità di far valere in giudizio un ricorso contro le clausole escludenti è dato però dalla necessità di impugnare subito il bando di gara, ovvero il concorrente che si trova di fronte ad una procedura in cui vede individuato sostanzialmente un particolare operatore economico, cosa deve fare? Dovrà impugnare subito il bando di gara, perché sta lamentando che comunque si svolgerà la procedura di gara, quella procedura è già segnata nel corso del tempo. E quindi il concorrente che sa già di non vincere la gara dovrà impugnare quel bando. E voi capite che questo meccanismo è sostanzialmente inefficace a fini di giustizia, cioè è una vera forma di controllo. Non agisce su quella R di cui abbiamo parlato prima a proposito della responsabilizzazione. Perché? Perché proporre un ricorso al TAR costa, ha dei costi economici ingenti e il risultato finale non coinciderà necessariamente nella vittoria di quella procedura di gara. Quindi è vero che l'ordinamento giuridico predispone dei meccanismi di controllo, di responsabilizzazione, ma di fatto, se pensiamo ai meccanismi di controllo lato giustizia amministrativa, vediamo che di fatto si tratta di meccanismi deboli. Più forti potrebbero essere meccanismi legati o a giustizia penale, che però vediamo essere piuttosto non attiva sotto questo profilo, non ci sono molte
sentenze che evidenziano e che puniscono queste fattispecie, più interessante potrebbe essere agire su quella I di cui abbiamo parlato prima, quindi su tutte quelle forme di diffusione delle informazioni che possono consentire di contrastare questi fenomeni. E alcune forme di trasferimento di informazioni sì, si possono realizzare. Io qui ho messo all'interno delle slide quello che è un esempio. È un esempio che conosco meglio di altri perché si tratta dell'esempio che riguarda la mia regione. Per lavoro io mi occupo essenzialmente di andare a fotografare gli appalti di servizi e forniture affidati nell'ambito della mia regione. E questo è il quadro complessivo per importi degli appalti affidati nella mia regione nel corso del 2013. 2013 perché il nostro rapporto è annuale, stiamo ancora lavorando al rapporto annuale per il 2014. Qui vi ho portato quello che è un abstract relativo proprio al nostro rapporto annuale, vedete che è evidente come a prescindere dalla procedura utilizzata emerge una elevatissima percentuale di procedure affidate in presenza di una sola impresa partecipante. E questo è caratteristico, cioè è molto, colpisce molto. Perché? Perché queste procedure potranno essere affidate o con affidamento diretto, e bisognerà verificare se le condizioni sussistono o meno, oppure potranno essere frutto anche di procedure di gara affidate con gara pubblica, ma nel cui ambito è stata riscontrata la presenza di un solo partecipante. Di fatto, se c'è poca concorrenza, ma così poca concorrenza aver esclusivamente un partecipante, significa che qualcosa sotto il profilo della delineazione del bando di gara non ha funzionato a dovere. E il fenomeno è assolutamente eclatante se andiamo a vedere l'istogramma. Vediamo che per servizi, vi ho fotografato semplicemente quelli che sono gli appalti di importo più rilevante, servizi di importo superiore a 150.000 euro, guardate quant'è rilevante l'istogramma delle gare affidate in presenza di un solo soggetto, sia per numero di procedure, sia per importo a base d'asta, cioè parlano da soli, no? Questi istogrammi ci stanno a dire come nella stragrande parte delle gare che vengono affidate per servizi di importo rilevante nella mia regione, di fatto c'è un solo partecipante. L'osservatorio non ha una funzione di vigilanza, ma la funzione di creare informazione. Ecco, questa è una I della nostra formula della corruzione. Questo è uno strumento che può essere utilizzato efficacemente per comprendere i fenomeni dinamici, come va la gara. Ecco una traduzione concreta del fenomeno dei bandi fotografia. Altro tema, illegalità durante lo svolgimento della procedura di gara. Prima abbiamo parlato dell'illegalità prima della gara. Ora parliamo delle contratti di ordine penale nel corso dello svolgimento della gara. Esiste una norma che è contenuta all'interno dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici che dice che io, stazione appaltante, non posso affidare un contratto se l'impresa ha al suo vertice amministratori che hanno riportato sentenze definitive, non carichi pendenti, sentenze definitive per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale. E questa è una buona cosa perché evidentemente il legislatore, in attuazione della normativa di derivazione europea, dice non posso premiare amministrativamente coloro che
sotto il profilo penalistico hanno compiuto dei reati gravi in danno della comunità e dello Stato. Benissimo. Difficoltà, il contro di questo strumento. Il contro di questo strumento a fronte del pro, no? Dà la volontà di contrastare fenomeni di attribuzione di appalti a soggetti resisi colpevoli sotto il profilo penale. Il contro di questo istituto è dato dal fatto che il legislatore non dice in alcun testo normativo quali sono i reati che incidono sulla moralità professionale. Non esiste, ve lo assicuro, un testo all'interno del quale sono riassunte specificamente tutte quante le fattispecie di reato che possono impedire l'attribuzione, l'assegnazione dell'appalto. E quindi che accade? Accade che le singole stazioni appaltanti, quando devono andare ad affidare un contratto pubblico, dovranno verificare anche l'esistenza di sentenze definitive, ma non hanno parametri di riferimento. Quindi può accadere che la stessa impresa abbia riportato una condanna definitiva per un determinato reato e sia considerata come ammessa ad una gara da parte del comune X e non ammessa ad altra gara da parte del comune Y. Questo perché non esistono dei parametri di riferimento e di valutazione omogenei forniti da parte del legislatore. Esistono delle pronunce giurisprudenziali di cui ora parliamo, ma sono a volte ondivaghe, non sono uniformi. Poi, nell'ambito del nostro ordinamento, non esiste il principio per cui vale il precedente. Quindi, comunque sia, ciò che può essere ritenuto rilevante da un giudice non è vincolante nei confronti di altro giudice, nei confronti di un'altra curia. E poi, gli stessi giudici la magistratura amministrativa sta in questo momento determinando un revirement, cioè una modifica di quello che è la valutazione degli aspetti concreti delle gare, nel senso che sempre maggiore attenzione si intende dare a quella che è la sostanza, piuttosto che alla forma. Questo è bellissimo in linea teorica, tradotto però significa questo. Allora, voi sapete che nel momento in cui si partecipa ad una procedura di gara, il concorrente rende un'autodichiarazione. Questa autodichiarazione verrà controllata, da parte della stazione appaltante nel momento in cui quel concorrente vince la gara. Benissimo. Il controllo verrà effettuato attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziario. Bene. Nel momento in cui l'autorità, la stazione appaltante va a prendere il casellario, va a vedere se la dichiarazione era vera o meno. Fino al 2011, fino al 2014, giugno del 2014, valeva la forma, nel senso che il concorrente deve dichiararmi tutto, e darmi qualunque tipo di informazione relativa alla sua situazione penale. E se non mi dà quell'informazione, fuori dalla gara. A partire dagli ultimi mesi, in particolare vi ho segnalato questa sentenza TAR Sicilia, ma in realtà esistono anche spunti importanti forniti dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato numero 16 del 2014, a partire dal 2014, dicevamo, la giurisprudenza sta avendo un approccio diverso, cioè sta cominciando a dire, però dipende, perché se non mi hai dichiarato una sentenza che era irrilevante ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, va bene, perché non era un reato grave ai danni dello Stato e della comunità.
E quindi anche se hai reso una dichiarazione non proprio proprio completa, puoi entrare in gara. Questo ragionamento mi va benissimo quando si tratta, ad esempio, di reati relativi, c'era una volta la guida senza patente, no? Ora non lo è più, non è più un reato penale, ma un tempo era un reato penale, quindi spesso quando si fanno le gare si trovano, spesso, insomma, a volte si trovano delle sentenze relative alla guida senza patente. Allora, se il concorrente non mi ha dichiarato in gara questo tipo di reato, mi va benissimo il fatto di ammetterlo alla gara, perché questo reato che rilevanza ha di fatto per l'esecuzione dell'appalto? Nessuna. Quindi personalmente concordo in questo approccio, però non concordo sempre con l'approccio sostanziale. Perché? Perché può accadere a volte che il reato non dichiarato sia un reato assolutamente grave. In particolare, la sentenza che vi ho segnalato all'interno delle slide faceva riferimento ad una condanna per omicidio colposo. Teoricamente l'omicidio colposo potrebbe essere commesso anche nel corso dello svolgimento di precedenti appalti, magari per omissione di quelle cautele che servono a proteggere i lavoratori. Quindi di fatto io sono partita dicendovi è opportuno che per contrastare l'illegalità abbiamo un approccio più dinamico e quindi più sostanziale nei confronti di questi fenomeni, giusto? Però questo approccio deve comunque essere cauto, deve essere strettamente connesso alla tutela di valori importanti, perché un conto è ammettere un concorrente perché 10 anni fa ha guidato senza patente, altro conto è ammettere un concorrente perché non ha dichiarato un omicidio colposo, perché non c'entrava niente quell'omicidio colposo sull'appalto. Su quest'ultimo approccio io ho moltissimi scrupoli. E dopo la gara? Dopo la gara esistono degli strumenti importanti ancora dettati dal legislatore in un'ottica di contrasto alla corruzione. E l'abbiamo già accennato parlando nella formula della correzione di quella I uguale trasparenza, circolazione di informazioni. Le due fonti fondamentali sono costituite dalla legge 190 del 2012, la legge anticorruzione, e dal decreto sulla trasparenza totale, il 33 del 2013. Ma anche da altre norme, perché non è che esistano solo o esistessero solo questi due strumenti, ne esistevano già anche altri, alcuni in precedenza. Basti pensare alle attività degli osservatori regionali che hanno il compito di fare quegli istogrammi che abbiamo visto prima. Quindi non è che prima della 190 o prima del 33 non esistevano strumenti di controllo e di trasparenza. Esistevano. Volendo, l'amministrazione, se si impegna per creare questa trasparenza, ha gli strumenti per poterlo fare. Un altro strumento importante è dato dall'articolo 66 del decreto legislativo 166, cioè delle forme di pubblicità. E anche questo è uno strumento importante, perché avere cura di realizzare con attenzione la pubblicità dell'appalto, sia prima sia dopo l'affidamento, è sicuramente un fattore importante che contribuisce a quella circolazione delle informazioni che abbiamo detto prima. Problema, abbiamo detto i pro, diciamo i contro. Voi vi rendete conto che in una sola slide abbiamo messo 5 fonti normative. 5 fonti che dicono cose diverse e che impongono adempimenti differenti, sia pure essendo tutte ispirate dalla volontà di realizzare la massima trasparenza, la massima I, circolazione delle informazioni. Perché questo può comportare un problema? Può comportare un problema per la stazione appaltante, perché l'esistenza di
N adempimenti appesantisce l'attività delle stazioni appaltanti, a tutto scapito della qualità dell'appalto. Dovremmo spendere più tempo nel far bene il capitolato e la progettazione, nel far bene e velocemente la gara d'appalto. Non dovremmo spendere tantissimo del nostro tempo nell'inserire, reinserire, reinserire in piattaforme diverse gli stessi dati. Punto 2. Oltre alla pluralità degli adempimenti, un fenomeno è quello della scarsa univocità del dato, cioè a volte assistiamo allo stesso dato che deve essere ripetuto all'interno appunto di piattaforme diverse n volte, con formule diverse, con ripetizioni anche manuali. Ecco, questo non è bene, perché può andare a scapito della univocità del dato e della buona azione amministrativa. Ma soprattutto tutto ciò rischia di frastornare chi deve leggere quelle informazioni, perché non è cosa buona avere un eccesso scoordinato di informazioni. Io devo dire che la trasparenza nella mia personale esperienza è stata una cosa buona, perché ad esempio con la 190 del 2012 ho potuto vedere che i comuni hanno cominciato a pubblicare dei dati che prima non pubblicavano, esempio le spese economali. Ho scoperto, grazie alla 190 del 2012, che all'interno delle spese, secondo l'interpretazione devo dire fornitane dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che all'interno delle spese economali ci andavano a finire tante spese che occhio e croce proprio economali non dovevano esserlo. Grazie alla necessità di pubblicarle è stato possibile vederle queste spese. Devo anche dire che però vivo quotidianamente, perché sono in contatto con gli enti del mio territorio, le difficoltà degli enti legate al fatto che esistono tanti adempimenti un po' scoordinati tra loro. Quindi buona cosa, buonissima la trasparenza. La cosa ottimale sarebbe riuscire a coordinare questi strumenti di trasparenza all'interno di norme omogenee, semplici, non disseminate all'interno di tanti testi normativi diversi e con adempimenti non ripetitivi, perché tutto ciò va a scapito della buona azione amministrativa. Altro tema che si intreccia, no, col tema più generale dell'illegalità. Qui facciamo un accenno a quelli che sono i controlli antimafia. Noi sappiamo che l'illegalità negli appalti può essere comune o di stampo mafioso, con delle caratteristiche, no, strutturali diverse. Quando si va ad affidare un appalto pubblico, occorre anche procedere ad un affidamento a dei controlli antimafia. È interessantissimo vedere come il nostro legislatore sta in questo momento cercando di utilizzare quanto più possibile la tecnologia e quindi sta spingendo moltissimo sul tema delle banche dati. Esempio importante è quello relativo alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Questo sta a significare che invece che fare le verifiche sostanzialmente all'interno delle singole prefetture, si può attingere all'interno di una banca dati generale complessiva in cui alcune informazioni di base sono già direttamente accessibili. Se poi occorre effettuare delle verifiche ulteriori e delle indagini specifiche, allora le prefetture si attiveranno ed effettueranno dei controlli delle indagini specifiche. Bene, ottimo. Il mio scrupolo dipende dal fatto che anche a questo proposito, tema banche dati, c'è un po' di confusione, c'è un po' di stratificazione di strumenti. Esistono altre banche dati e non è sempre semplice per le stazioni appaltanti riuscire a giostrarsi tra questi vari adempimenti. Penso alla banca dati messa a disposizione dall'ANAC, la VCPAS, il mitico VCPAS. È uno strumento che serve ad effettuare essenzialmente dei controlli attraverso uno strumento unico.
che è la banca dati dell'ANAC. Eh sì, però ad oggi assistiamo all'esistenza della banca dati ANAC e all'esistenza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Come si coordinano questi strumenti? Ancora non è precisamente dato di sapere. Altri strumenti, altre banche dati utili, ma che occorre insomma, coordinare, sono ad esempio la banca dati CERPA. In realtà il CERPA è un sistema che consente alle singole stazioni appaltanti di effettuare dei controlli massivi su tutta una serie di soggetti all'interno del casellario giudiziale. Sostanzialmente invece che scrivere la singola PEC per ogni singolo amministratore che devo controllare, posso stipulare sostanzialmente una convenzione con il Ministero di Giustizia ed effettuare un controllo molto semplice, molto snello, per tutta una serie di amministrazioni, di amministratori. Anche questa è una banca dati che però è diversa e si sovrappone rispetto alle altre banche dati. Stesso ragionamento lo potremmo fare per lo sportello unico previdenziale, perché fino a un certo punto andiamo avanti con AVC Pass, però lo sportello unico previdenziale continua a rimanere per le fasi esecutive. Insomma, anche quando parliamo solo di controlli antimafia, ma in generale di digitalizzazione degli appalti pubblici, sarebbe ottimo poter avere a nostra disposizione delle banche dati in cooperazione applicativa, ma vera, cioè che parlino veramente tra loro, senza avere la necessità di dover consultare tante banche dati diverse, perché alla fine avremo semplicemente una moltiplicazione degli adempimenti informatici. Altro strumento importante dopo l'appalto, strumento importante di contrasto, in modo particolare per contrasto contro la criminalità mafiosa, ma non solo, tracciabilità dei flussi finanziari. A partire dalla legge 136 del 2010 abbiamo assistito all'introduzione dell'obbligo di tracciare il flusso finanziario che viene dall'appalto. Come lo tracciamo? Attraverso l'individuazione di ogni appalto con un codice, il famoso CIG, codice identificativo della gara, che dovrà individuare la vita dei flussi finanziari, lo scorrere dei flussi finanziari relativi a quell'appalto dall'inizio fino alla completa esecuzione. Però non basterà inserire un codice, occorrerà che qualcuno controlli che questo codice sia reinserito all'interno di tutti i contratti a valle dell'appalto principale, ad esempio nell'ambito dei subappalti. E qualcuno dovrà controllare, quindi la norma richiede che la stazione appaltante verifichi che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e tutti i soggetti che fanno parte della filiera degli appalti sia ripetuto il codice identificativo di quell'appalto, in modo tale che siamo in grado di andare a vedere dove vanno i soldi. Occorre, questo è sicuramente un pro, occorre però che qualcuno controlli. Occorre quindi che quella R di cui abbiamo parlato nella formula della corruzione funzioni. Occorre che ci sia un'attività di controllo, dei meccanismi formali di controllo che seguano il flusso finanziario. E questo sia lato amministrazioni, sia lato guardia di finanza fondamentalmente. Occorrono dei controlli, altrimenti la tracciabilità non funziona. La tracciabilità, peraltro, è uno strumento che poteva dare risultati formidabili, che in realtà non ha proprio dato, in merito ai controlli sulla subcontrattazione derivante dall'appalto principale. Noi sappiamo che un appalto
non è caratterizzato dalla presenza in cantiere di un solo soggetto, cioè dell'esecutore, dell'appaltatore principale, che è colui che ha vinto la gara. In cantiere spesso ci sono anche altre imprese. Queste altre imprese saranno subappaltatori che devono essere formalmente autorizzati dalla stazione appaltante perché si prendono in subappalto un pezzo importante dell'appalto principale. Ma ci saranno di fatto anche tanti altri subcontraenti, i quali eseguono pezzettini piccoli dell'appalto e proprio perché non raggiungono quei limiti che la norma richiede per configurare quell'attività come subappalto, potranno lavorare in cantiere senza avere una preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. Di fatto, quindi, assistiamo ad un fenomeno che sicuramente non imbriglia tutta la vita dell'appalto in un sistema rigido di autorizzazioni preventive, ma che impone alle stazioni appaltanti comunque di andare a controllare chi effettivamente sta in cantiere, anche se subcontraente. E quindi anche se è soggetto che può lavorare senza autorizzazione preventiva, perché sta svolgendo un'attività piccola. Capite bene che tante piccole attività vanno a costituire una parte, possono costituire una parte rilevante dell'appalto complessivamente considerato. Strumento normativo. Il codice dei contratti pubblici dice: è fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti il nome e una serie di dati. Questa è una norma sistematicamente disattesa sia da parte dell'affidatario sia da parte delle stazioni appaltanti. È disattesa perché sostanzialmente non abbiamo una sanzione, una norma imperfetta, una di quelle norme che sono prive di una sanzione vera e propria. E quindi gli appaltatori spesso sono portati a non eseguirla. Però se mettessimo insieme questa disposizione assieme alla normativa in materia di tracciabilità, di cui abbiamo parlato prima, beh, il sistema funzionerebbe, perché in questa maniera avremmo sia il vantaggio di controllare la filiera dei subcontratti ai fini di tracciabilità, sia la possibilità di conoscere chi lavora all'interno del cantiere, ai sensi del codice dei contratti pubblici. Se mettessimo insieme queste due norme, sicuramente avremmo una conoscenza capillare del chi fa cosa all'interno di ciascun cantiere. Mi piace ricordare a questo proposito che proprio il tema della conoscenza capillare del cantiere è un tema fortemente sentito da Itaca, che è sostanzialmente l'organo tecnico della Conferenza delle Regioni in materia di appalti, ed è un organismo che da sempre tiene a cuore i temi della tutela della legalità, in modo particolare nel corso dell'esecuzione contrattuale. Mi piace anche ricordare che nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro istituito in materia di legalità, coordinato dall'ingegner Rampino, è stata redatta una guida alla redazione dei documenti proprio finalizzati a rendere trasparenti e tracciabili i contratti pubblici in corso di esecuzione contrattuale. La guida è di prossima pubblicazione, dovrà andare in conferenza, ma costituisce uno strumento importante proprio perché cerca di evidenziare in modo particolare gli aspetti tecnologici, diciamo così, utilizzando anche degli strumenti informatici per poter tracciare e rendere trasparente il chi fa cosa all'interno del cantiere. È un approccio importante, impegnativo, che cerca di sposare la tecnologia per rendere possibile la conoscenza capillare del cantiere. Ed ancora, in conclusione, non abbiamo il tempo di evidenziare, di trattare nel dettaglio tutti questi aspetti, tutti buoni,
i patti di integrità, le white list, le black list, le stazioni uniche appaltanti, le norme in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, rating di legalità, tutte norme importantissime, dettate dalla volontà di realizzare degli strumenti effettivi, però già a colpo d'occhio, semplicemente guardando questo elenco puntato, cosa vediamo? Che si tratta di tanti strumenti, molti, diversi, contenuti in fonti diverse, a volte non coordinati tra loro. Mi viene in mente la responsabilità amministrativa ai sensi del 231, fa riferimento a quelle che sono dei reati penali, ma si tratta di una norma totalmente scollegata rispetto al tema della moralità professionale, di cui abbiamo parlato a proposito dell'articolo 38. Mi viene in mente le stazioni uniche appaltanti, quindi il fatto di attribuire la responsabilità della gara, di curare lo svolgimento della gara integralmente ad un soggetto, è stata prevista nel 2010 ed è stata dimenticata poi nel 2014 quando sono stati introdotti i soggetti aggregatori, che tutto prendono in considerazione ad eccezione delle stazioni uniche appaltanti cui si era pensato non più di 4 anni prima. Molte norme. La sfida vera è quella di renderle operative, attuative. Posso anche concludere dicendo che uno strumento fondamentale per l'implementazione effettiva delle norme è data proprio da quello che stiamo facendo insieme oggi, dalla formazione. Formazione che può essere, no, notoriamente di due tipi, sicuramente tecnica ma anche valoriale, ma è essenziale sotto entrambi gli aspetti, perché sicuramente la formazione valoriale è importante per capire qual è il senso delle cose che stiamo affrontando. La formazione tecnica però è altrettanto importante, perché solo attraverso una formazione appunto tecnica avremo la possibilità quantomeno di poterci districare ed orientare all'interno di questa congerie normativa vera e propria. Io vi ringrazio.